Siamo a Ponticelli, in periferia di Napoli, proprio all'ingresso dell'ospedale Covid, ospedale voluto dal presidente De Luca, che rientra all'interno di un maxi appalto da 18 milioni di euro per la realizzazione di 3 ospedali modulari che servivano per affrontare appunto l'emergenza coronavirus, 2 dei quali però, quello di Caserta e quello di Salerno, che ancora ad oggi non sono stati autorizzati e che quindi sono chiusi. Quello alle mie spalle invece rientra all'interno dell'ospedale del Mare, che però ha 9 reparti attualmente tutti attrezzati, che quindi sarebbero pronti per essere aperti, ma che ancora sono chiusi e quindi non fruibili dai cittadini. Il presidente De Luca si è fatto ben vedere durante questa emergenza Covid con le sue sceneggiate, con le sue conferenze stampa, con le sue dirette social, ma mi sembra abbastanza evidente che non ha saputo gestire al meglio quella che è un'emergenza sanitaria senza precedenti. Una regione Campania che ad oggi conta il maggior numero di contagiati in Italia ed è però tra le ultime regioni in Italia per tamponi effettuati. Presidente De Luca, non abbiamo bisogno di altri colpi di teatro, questa è una regione che ha bisogno di immaginare il proprio futuro e ha bisogno di buona politica. I cittadini della Campania il 20 e 21 settembre avranno la possibilità di mandare a casa la sinistra, di mandare a casa De Luca e di scegliere Fratelli d'Italia per Caldoro Presidente.